Zombie apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video chiacchiericcio. E dunque, come va? Spero tutto bene. E oggi finalmente faccio un altro nuovo video chiacchiericcio per voi, sperando che vi possa piacere. Nulla di che, semplice video chiacchiericcio. Dunque, questo era un video, questa volta non con il microfono, quello che devo là sulla scrivania, so come mai un microfono con le cuffie, sperando che si senta tutto bene anche l'audio. E oggi sono andata a fare, dunque, comunque cominciamo bene con, sono andata a fare la spesa, vabbè, spesa è andata mia nonna, io in realtà sono andata a pagare il telefono, perché come navigo sono su internet, appunto. E poi nulla, ho fatto una passeggiata, così sono passata dai cinesini. E ho preso una cover per il mio telefono con la quale sto registrando, e dopo di questo vi farò un video, un altro video a parte, come dire, un video su What's My Phone. Non so come ve lo farò, ma metterò qualcosa per poterlo fare. Ancora non so se monterò il video, come lo monterò, o se vi farò un What's My Phone così come viene viene. Lo so che non è il massimo, ma ognuno fa i video che crede e come piace di più a, agli altri, a come piace di più, vabbè, niente, come al solito io mi spiego proprio di, non mi spiego benissimo, vabbè, mi spiego proprio male comunque nei tagli. Qui come al solito non mi ho acceso bene la ring light perché è troppo bassa la luce, vabbè, che dietro di me c'è una luce, non so se è bella o brutta, ma io adesso qua voglio, ecco qua, farla più, vabbè che mi vedo gialla, non capisco il perché. Aspetta un secondo, allora, no, forse così va bene, perché sinceramente a me non è che mi fa impazzire sta luce così, boh. Fatemi sapere nei commenti come trovate sta luce così. A me sinceramente non mi dispiace, solo che però almeno si intona col colore del mio viso, anche se fa vedere queste occhiaie che mi cadono fino ai piedi. Vabbè che non ho messo trucco né nulla, ho fatto solo le sopracciglia e ho aggiustato un po' i capelli, nonostante li ho appena lavati ieri sera, perché ieri sera io ho lavato i capelli, ho fatto la doccia e tutto il resto, skin care, bla bla bla, e nulla. Volevo far vedere un'altra cosa, i prodotti della skin care che ve li farò vedere in altri video. Per adesso rimanete sintonizzati sul mio Instagram, perché non so se ho intenzione di fare foto dei miei prodotti o meno, ma forse li farò e poi farò una breve recensione qua sul mio canale, quindi rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube, scusate. Io con queste pronunce strane che ho io, inglese, va, per carità, vabbè. E nulla, adesso aspettate che vi dico un attimo che ore sono. Allora, un attimo solo. Sono le 15:47, sì. No, ho sbagliato. Sì, sono le 15:47, sto mettendo il codice al mio telefonino per vedere un po', ok, perché ho un codice per accedere al mio telefono che non vi dirò mai, sperando che voi non l'abbiate visto, ma non credo. Poi vedo almeno in montaggio, casomai riferirò il video da capo, o ad evitare che si vedano cose mie private su sto telefono qua, vedete? Ciao. E nulla, che dirvi, finalmente sto riuscendo a fare altri video come piacciono a me, ovvero quelli chiacchiericci, perché mi mettono più a mio agio, non lo so, o forse perché mi piace di più fare questi video, non ne ho idea, per quello che adoro fare questi video. Da quando mi sono messa nel mondo del video, dei video chiacchiericci, mi piace un mondo farli, boh, vabbè. Comunque avete ragione voi, devo fare anche video ASMR, perché gli ASMR fanno tranquillizzare un sacco di persone, sì.
nulla. Allora, ho trovato la tisana che mi sta piacendo. Tisana, più che altro un infuso che vi ho fatto vedere l'altra volta nel video haul. Che non è che è un video haul, nei regali di Natale di mia madrina di Cresima. E sono di là, ovvero sul mio comò. Quindi si chiama Nea Vita, mi pare, sì, Nea Vita, se non erro. Quindi nulla che dire. Nea Vita mi piace molto, queste tisane, tisane ancora, vabbè, io li chiamo più infuse che tisane, poi non so se si chiamano tisane, ma non credo. Sono con dei retrogusti così buoni, così. Non so manco io come spiegarmi, mi piacciono, appunto, e basta. Allora, uno è ibisco e fragole, l'altro è frutti di bosco, frutti di bosco, e altro camomilla e altro non so cosa, e melissa, mi pare, non mi ricordo, comunque non mi importa. Mi sono piaciuti tantissimo, e vi direi la verità. Sì, vi sto dicendo la verità, mi piacciono. Non ho ancora provato l'infuso e la camomilla, lo dovrei provare, scusate. Sempre con su scritto Nea Vita, perché allora non so, la scatola è di là, non so se prelevarmela o meno. Vabbè, casomai gli metto una foto di Nea Vita, se riesco a inquadrarvela da qualche parte nel montaggio, vi dico qual è, vi sto dicendo, perché adesso sinceramente di alzarmi non mi va e nulla. Quindi niente ragazze, praticamente oggi sono stata non tutto il giorno in giro, ma quasi, perché mi andava a me di stare in giro. Nel frattempo ho provato quella cosa da bagno, quella sapone da bagno, che come si chiama? Bomba Lash da bagno, non Lash, come si chiama? Quello che ho trovato su Look Fantastic, che adesso è nei prodotti beauty finiti. Non l'ho finita del tutto, ma troverete, ovvero, e lo scatolino con dentro il, come dire, il nulla, perché lo sto finendo, quindi, vabbè, sto dicendo castroneria, come mi assoluto, perdonatemi. Allora, ritroverete nel video, vi troverete nei video finiti il, come dire, sì, la buccia, come si può dire, la scatolina, la bustina, che, dove dentro vi era la palla da bagno per fare, per immergere i piedi o anche il corpo, insomma, per la cura della persona, tutto lì. Non so come spiegarmi, ragazzi, ogni volta io provo a parlare in mille maniere e mai trovo una decenza giusta di spiegarmi, vero? Molti mi dicono, ma sì, dai, ti sai spiegare bene. Io non credo proprio, vabbè, lasciamo perdere. E nulla. Quindi, cosa vi devo dire? Il resto ancora devo provare questa cosa qui, per esempio, aspettate, forse questa riesco a inquadrarvelo. Ah no, questa no, perché è pesante. Niente, ragazze. Volevo cercare di non alzarmi, ma la busta è qui e quindi no, non se ne parla neanche, che mi muovo. Ma sì, dai. Aspettate un secondo, stacco tutto, stacco. Aspettate un secondo, ci sono? Sì, ci sono. Allora, uno e dolci sogni, rilassante, camomilla, attiglio e verbena. Sì, questa qua. Questo è dolci sogni, sarebbe della Nea Vita, vedete? Questo qua, Nea Vita. Non so cosa voi possiate vedere, ma ecco qua. Questa è Nea Vita, rilassante, dolci sogni, e vi ho detto appena che camomilla, attiglio,
verbena, sì, per favorire serenità e distensione. L'ho detto appena. Poi, dall'altra parte, ovvero nel secondo ripostiglio, che ovviamente l'ho state per trovare vuoto perché me l'ho fatto fuori non so in quanti giorni, se non erro, o settimane, vedete? Questi sono gli ultimi due o tre spazi quasi vuoti. E poi forse andrò a comprarmene, perché ho capito dove andare per i tignoli, queste robe, ho capito, quindi tra un po' mi farò la scorta di nuovo delle tisane, sempre se non costano un occhio della testa, ma ne dubito. Questo è frutti di bosco di bacche, frutti dell'intenso inebriante profumo. Infatti hanno un profumo che non ce n'è per nessuno e ho fatto anche la rima, come suol dire, vedete? Qua ne ha vita, vedete? E niente, bacche e frutti. Frutti di bosco, sì. Infuso biologico. Poi, l'altro cos'è? Perché sinceramente io a guardare così non mi ricordo. Allora, melange di frutti, di erbe, carattere è dolce e vivace. Fragole e ibisco, infatti, mi ricordavo bene. Fragole e ibisco. Mi sono piaciuti, diciamoci la verità. 2 grammi di prodotto, 2 grammi di prodotto, un filtro 200 ml di prodotto per 5 minuti e mezzo, quasi 8. Di attesa a far sì che si colori l'acqua, sì, che si colori, insomma, che vabbè, così c'è scritto nella, no, adesso così è troppo, non si vede, sì, ecco, vedete, 1, 2, 3, ecco, e nulla, questo è il quanto. Comunque mi sta piacendo molto, questi infusi sono buonissimi, ripeto, non ho terminato ancora. Questi ce n'è un bel po', non l'ho manco ancora provati, non sono terminati. Ho terminato i frutti di bosco quasi e ibisco e arcatico. No, che arcatico? No, come dire, ibisco e fragole, ancora quelli non l'ho terminati. Ce n'è l'ultima busta, poi ciao, devo ricomprarli. E questi qua sono da provare, questi qua. Questi per la notte, per riposare meglio. Vediamo, se li provo vi faccio sapere. Intanto questi già vi ho detto di questi qua, vedete, questi che ci sono nell'ultima fila, questi, o all'inizio, come vogliamo dire, sì, all'inizio. Questi due mi sono piaciuti e strapiaciuti, ma l'ultimo da questa parte ancora non l'ho provato, vi farò sapere. Buoni, buoni, hanno un sapore molto buono, diciamo, abbastanza buono, sì. Niente, poi cosa dirvi? Inerente a questo che vi ho detto io, per quanto riguarda i compiacenti che vi ho detto della farmacia, della farmacia, perché qualcuno mi dice, non è detto bene, farmacia, non è detto farmacia, nine, non è vero, ho detto farmacia, ho detto. Quindi, quando dovete dire una cosa, non me la dite alle spalle, grazie, perché non mi piace. E niente, scusate la polemica, ma tante volte è dovuta, perché voi dite, allora che cavolo ci sta a fare se devi stare in questa polemica? Ma dirò quello che mi pare a me, ma guarda un po'. Comunque, ora passo a farvi vedere cosa vi ho fatto vedere da tanto tempo, perché tra poco finirò i prodotti che ovviamente sto per finire e passerò a questo prodotto della Vichy. Voi direte, ma ce l'hai già fatto vedere? Sì, ragazze, ma sta il fatto che lo sto per terminare, quindi per fortuna mi ha fatto una mini scorta, mini. Ne ho comprato una di riserva per dirvi che appena finisce questa, comincio questa, infatti, quest'altra qua, che è sempre la stessa. Io non mi credevo appunto che questa costava sulle 19, invece no, sulle 14. Sì, vabbè, sono sempre soldini, però almeno è buona. Fa un ottimo lavoro, lava bene, pulisce bene, strucca bene, detterge bene e tutto quel che Dio si voglia. Ovvero, fa tutti e tre tutti gli step che devo fare.
sia la notte, la sera, la mattina, pomeriggio e via discorrendo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che questa spuma, acqua micellare, pure termal, acqua mousse, detergente illuminante per pelli sensibili, da un formato di 150 ml, scusate tutta la pappina che vi ho fatto, la pappardella che vi ho fatto, ma era necessaria. Sì, io la uso mattina, sera, pomeriggio e sto da Dio, nel senso che mi aiuta per quanto riguarda i fastidi, i pruriti, i rossori. È vero, non è apposta per, vabbè, mi lenisce tutto quanto. Poi metto la cremina e sono a posto. Ovviamente sto sempre a ritoccarmi le sopracciglia, perché non mi posso vedere con le sopracciglia che sembrano non so cosa, una scappata di casa. Vabbè, voi direte, ma come parli? Parlo come mi sento io, ragazze. È il mio canale e me lo gestisco io. Comunque, voi direte, sì, ok, parla come vuoi, canale tuo, tanto vabbè, niente, ciao. Chi vuole mi segue, chi no, amen, ciccia. Comunque, scusate un po' l'acidumine che ho oggi, ma le persone a volte non hanno tanto rispetto delle altre persone. Comunque, vabbè, non ce l'ho con voi, gli iscritti che mi siete tanto fedeli e vi stimo tanto. Ce l'ho con delle persone che entrano nel canale, rompono le scatole. E quando uno fa la gelosa o l'invidiosa, si salva chi può. Vabbè, comunque, il POV è di 12 mesi, 150 ml di prodotto, e questo top, mi piace. Poi, Sensodyne, vi ho detto appena che ancora non lo provo, perché anche se ce l'ho da un bel po' e ancora sono a terminare un altro che ho della, cos'era? Durbans, mi pare. Sì, della Durbans. Questo 5,30 euro sono soldini, ma anche questo mi sta piacendo e ho intenzione veramente di, come dire, di riacquistarne altri, ma prima finisco il Durbans, poi comincio questo e più là, se questo qua non mi fa capricci alle gengive e non solo, al dente in sé, lo ricompro. È vero, costa un tantino, perché costa... Aspettate un attimo che vi metto qua. 5,30, non so se si può vedere qualcosa. 5,30, sì, 5,30. Questo è il Sensodyne. Non c'entra manco nell'inquadratura, tra poco. Top. Già. Poi, campioncini di brochet. Non ce l'ha, ma che brochet? Questo di brochet, vabbè, lasciamo perdere. Sono cuori, io ci sono fusa perché sono stanca, ma vabbè. Anche con la stanchezza si fa tutto per voi. Allora, uno di Vichy. E questo mi pare che non mi ricordo cose, ragazzi. Non voglio dire castronerie perché le castronerie non servono a nessuno, vedete? Vichy, non so di che cosa, anzi, non è che non so, ossia. Ovvero, non mi ricordo, quindi per non dire una castroneria, meglio me sto zitta. Già, tanto riguadagnato quando me sto zitta. Poi, Govi o Giovi, come si chiama, non lo so pronunciare. Anche lì non voglio fare figure. Questo qua, ancora lo devo provare. E se non riesco a provarlo, solo uno, oppure se non ne provo per niente, li do. E uno almeno me lo tengo, perché così lo provo per forza di cose. Vedete questo qua? Aspettate che appoggio questo. Non so dove appoggiarla sta busta, la metto qua. Questo l'ho già, l'avrete già visto e visto sto video dove faccio vedere tutti i prodotti che vorrei provare. Ma questi sono, questo dovrebbe essere per me l'anno 2022, l'anno dei buoni propositi, beauty, cura della persona. Anche se già lo faccio, però nel senso già lo faccio, nel senso che già mi prendo cura di me abbastanza, ma diciamo che non tutti i prodotti riesco a testarli perché sono tanti, ragazzi. Ho quelli di Look Fantastic, c'ho questa crema qui che è della Ahava, non so come si pronuncia bene, vedete? E ancora, anche se l'ho aperta, non l'ho finita del tutto perché. Non, vedete, ne ho finita, ma non finita. Che sto dicendo? Non l'ho neanche iniziata. L'ho aperto un attimo per sentire l'odore, ma non l'ho manco iniziata.
L'ho solamente aperta a sapere l'odore, a sapere, a capire che profumo avesse, vedete? Ecco qua, ahava, boh, mai sentito. Comunque ne parlano quasi tutti bene di questo marchio, questa marca di ahava, superfood, che poi che cavolo, ah, capito. Una body lotion, ovvero una lozione corpo che io userei anche per i piedi o per le gambe, dipende. Poi mi googlerò, come si dice, googlerò, non lo so, vabbè, farò una ricerca su Google inerente a questo prodotto di Look Fantastic per saperne di più se da mettere sulle cosce, sì, ciao, sulle gambe, sui piedi, sulle mani o che Dio si voglia, ciao. E niente, questo era quanto. Quindi questo è un paio di 6 mesi, sì, per 40 ml di prodotto. Va bene, lo proverò, lo metto nel comò, mai sia, mi spava la pizzola in testa di provarlo, che l'ho aperto oramai, ho fatto partire il paio e lo provo perché deve andare così. Già. Allora, come vi stavo dicendo, questo, anche questo lo voglio dare, ma prima di darlo, condividerlo con le mie cugine, cicce e parenti vari, lo voglio provare almeno uno di questi io, ok? Poi, per non darci troppo, allora, un altro, sì, un altro, vedete, ce ne tantissimi qui. Allora, qui Caterina, The Witch, posizione di bellezza. The Witch, posizione di bellezza, sì, Caterina, una tra youtuber, ovvero, vabbè, già sapete chi è Caterina, The Witch, posizione di bellezza, che seguo con tanta stima e piacere, soprattutto, ma sì, c'è appunto, ha ragione lei, e non è un, quello che ho detto io l'altra volta, che non mi ricordo manco cosa ho detto, scusami Caterina, pardon. Cosa avevo detto? Che era un, non mi ricordo, un anticellulite, mi pare, boh, non mi ricordo più, vabbè. Comunque, è vero, qua c'è scritto che è una mousse, una crema mousse, quindi aveva ragione lei, e lo sto leggendo io, ho detto a voi, no, questa è così, questa è colà, no, sbagliato, questa è una mousse, vedete che c'è scritto, basta guardare, Melani, mamma mia, come sono imbranata, mousse. Non si leggerà mai, ma vi dico io che è una mousse. Ecco qua. Perché anche lei mi ha detto, Melania, no, non è quello che hai detto tu, è una mousse. Va bene, d'accordo. Bacio, grazie. E niente. Poi, quest'altra. Adesso manco io mi ricordo cos'è questa. Dovrebbe essere, aspettate, un gel detergente se non erro. Allora, anche qui Caterina, The Witch, posizione di bellezza, correggimi tu. Pare questo sia un gel per la faccia, vero? Per proteggere il viso. Sì, mi sembra proprio di sì. Lo sto leggendo da qua. Sì, esatto. È per proteggere il viso. No, perché non voglio fare la faccia della fess, che non so capire cosa vi è scritto in ogni prodotto che mi omaggiano in farmacia. Ok? Sì, ragazze, è un detergente, se non sto capendo male io. È un detergente per il viso. Per le anti-irritazioni. E per le irritazioni, esatto. Ok, sì, ho capito, è questo qua, vedete? Della Roche-Posay. Però se lo metto bene, faccio prima, ecco qua. No, perché qua non si vede tanto bene. Sì, adesso si vede bene, più o meno. Ok, e niente. Allora, questa la rifilo dov'era, ovvero al suo posto. Adesso riapro l'altra a vedere come. Vabbè, non è nulla di speciale, sarà. Però voglio sapere. Ah, è un tubicino come quell'altro. Bene, buono a sapersi. Ok. Questa. Aspettate un secondo. Bene.
non avrete visto nulla. Oddio, perché mi sta facendo così? Boh, non capisco, povero. Ogni tanto questa cavolo di macchina qua mi fa grigiume che non ne posso più. Dio mio, aiuto. Ok, no, vabbè, così non si può. Lasciamo perdere. Schifonetto, sto video. Che porcheria, vabbè. Io direi di spegnerlo per un attimo. Sto coso, sì, lo spengo, va. Ok, ah, è ritornato com'era. Comunque questa è la... Oh, ok, così si vede meglio, più o meno. Non accendo altre luci perché sennò ragazzi qua il video mi va proprio ciao ciao. Sì, infatti va a farsi benedire il video. Comunque qua c'ho altri campioncini, eh. C'ho altri campioncini. Poi questo ve l'ho già fatto vedere, vero? Sì, si vede. 5:30. Basta, non dico nulla, non vi rompo più le scatoline e basta. Allora, di queste ragazze della linea è tempo di relax, che si chiama Nea Vita, vedete, vi è scritto qua, Nea Vita. Allora, prendo su in farmacia, credo con mia madrina, perché oramai l'ho scoperto, mi prendono intanto i prodotti lei, altri non li so dove scopre, però questo penso che l'abbia preso in farmacia, perché sono buonissimi, hanno... Una leggerezza unica, questi infusi, buonissimi. Anche la tazza è top, wow. Vedete? Ciao, ciao, sono anch'io. E nulla. Nea vita. Comunque questo c'è scritto è tempo di relax top, fantastico. Adesso lo ripongo dentro, no, cosa dentro? Sopra il comò. E nulla, dopo sto video ne farò un altro, poi mi prendo un meritato infuso perché ne ho veramente bisogno e poi andrò a comprare l'infuso, non oggi ma un altro giorno, ahimè, purtroppo, perché per oggi i soldi ne ho spesi abbastanza, cioè spesi come se avessi speso un capitale, si dice niente, no, a parte scherzi, non l'ho speso molto, solamente ho preso la cover per sto telefono perché si era quasi rotta, ma vabbè, dettagli, perché io con le mie manacce, sapete che sono un po' maldestra e rompo qualsiasi cosa mi capita tra le mani se non sto attenta a come la maneggio, cioè, no, a parte scherzi, non è sempre così, ma più delle volte, vabbè, no comment. Allora, adesso rivediamo che ore sono perché voglio saperlo. Sono le 4:12, sì, sono le 4:12. E adesso io dovrei, ah, qua mi ero dimenticata che c'era da rimettere a posto questo campioncino della WC, io non so perché questa luce alle mie spalle si vede bene, se invece mi metto con questa cacchio di ring light, che secondo me non mi risolve il problema, guardate qua, si vede, non dico male, ma neanche così, non dico bello, ma neanche così malaccio, dai, su via, vedete, si vede bene. Mi sono messa, pensate un po', secondo me mi sono messa in una posizione che si vede bene quasi tutto, più o meno, ma senza più o meno, secondo me si vede bene, poi non lo so, fatemi sapere nel video, perché potevo pensarci prima di registrare che col, come dire, con la, senza ring light si vede bene il video, boh, vabbè, niente. Ok, ragazze. Io adesso vi lascio, non ve l'ho detto prima, casomai in tutto questo video, ve lo dico adesso, supportatemi o giù o su, non importa, con i pollicioni, fatemi sapere con un commentino qua sotto, nulla, seguitemi come dico io sempre su Instagram, che mi trovate come youtuber Melania trattino basso 8, su TikTok. Vi devo per forza mettere il nome nell'info box perché a memoria non me lo ricordo, se no rischio di fare un casino dopo l'altro e a me non mi sta bene. Bene,
bene ragazze, attivate la campanella se vi iscrivete al mio canale YouTube con questi capelli pazzerelli che mamma mia, per carità, che cioè, assurdo. Comunque, attivate la campanella anche su Instagram, TikTok e YouTube e anche Facebook se volete seguirmi sulla mia pagina. Vi metto tutti i miei contatti che saranno già messi da un bel pezzo quando avrò caricato questo video nell'info box e noi ci vediamo in un appuntamento domani alle 2 o anche all'1 di pranzo. A voi la scelta. Fatemi sapere qua sotto un video a che ora preferite il video pubblicato, se alle 2 o all'1 di pranzo. Ciao, a caso mai scelgo io, vediamo un po'. Ciao ciao, a dopo, perché forse dopo faccio il video dei bravissimi prodotti finiti beauty e mangiare. No, solo beauty, credo, al momento, non ne ho idea, comunque, ciao. Zombie apocalypse.